Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Marte è visto da vicino, al museo. Siete appassionati del pianeta rosso? Se guardarlo con il telescopio non vi basta, potete ammirarlo da vicino grazie a Marte, incontri ravvicinati con il pianeta rosso. L'esposizione, messa a punto dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta al pubblico dal 16 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017, nell'aula ottagona del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano. Il pubblico potrà ammirare il passato di Roma con le statue che rappresentano il dio della guerra e guardare al futuro attraverso le prossime missioni marziane e la colonizzazione del pianeta rosso. Addio a John Glenn, primo statunitense nello spazio. Se n'è andato a 95 anni John Glenn, astronauta statunitense che ha legato a doppio filo la sua vita allo spazio. Fu lui infatti a compiere un'orbita intorno alla Terra nel 1962, prima volta assoluta per gli Stati Uniti, uguagliando così il collega sovietico Yuri Gagarin. E fu sempre lui a stabilire il record, tuttora imbattuto, di persona più anziana mai andata in orbita. Era il 1998 quando trascorse 9 giorni nello spazio a bordo dello shuttle all'età di 77 anni. Glenn fu anche un politico, è stato senatore degli Stati Uniti per 24 anni. C'è boro su Marte. A scoprirlo è stato il rover della NASA Curiosity. Perlustrando l'area intorno al Monte Sharp, si è imbattuto nel boro, elemento chimico che può significare condizioni di vivibilità nel passato del pianeta rosso. Il boro infatti è associato all'evaporazione dell'acqua in zone aride e una delle ipotesi degli scienziati è che questo possa essere accaduto anche su Marte. Un lago, ad esempio, potrebbe essere evaporato lasciando sedimenti contenenti boro. L'altra ipotesi al vaglio è che invece si siano verificati cambiamenti chimici nei depositi argillosi e un'azione delle acque sotterranee nella sedimentazione del boro. Entrambe le ipotesi indicano un passato complesso per Marte che mano a mano svela i suoi misteri. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo, come di consueto, con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Segnate questa data sul calendario, il 30 giugno è l'Asteroid Day e adesso lo è anche per l'ONU. Le Nazioni Unite hanno infatti concesso il loro imprimatur all'evento che dal 2014 promuove la consapevolezza globale sul pericolo di asteroidi a rischio di impatto sulla Terra. La data scelta è quella dell'evento di Tunguska. Il 30 giugno del 1908 un meteorite esplose nei cieli della Siberia sprigionando una potenza spaventosa mai più replicata. I padri dell'Asteroid Day sono 4, il più famoso è senza dubbio Brian May, storico chitarrista di Queen, che pochi sanno essere anche dottore di ricerca in astrofisica. C'è poi Greg Richters, regista tedesco che ha realizzato un film ispirato all'evento di Tunguska, Rusty Schweikart della missione Apollo e Danica Remy. Il rischio che asteroidi precipitino sulla Terra c'è, ma non pensate alle catastrofi che avete visto al cinema. Nella realtà non sarà Bruce Willis a portare una squadra sull'asteroide più pericoloso per salvare il pianeta come accadeva in Armageddon. Si tratta piuttosto di individuare innanzitutto gli asteroidi a rischio e poi di studiare a livello internazionale una soluzione che verosimilmente preveda la deviazione del corpo roccioso impazzito. Per fare questo è necessario uno studio coordinato, volto a gestire l'emergenza di un impatto, pensandoci possibilmente molto prima che accada. Il rischio di impatto è remoto, ma c'è. La minaccia è reale, meglio non dormire, ma tenerla presente e studiarla. Lo ha spiegato bene Gianluca Masi, astrofisico, ideatore del Virtual Telescope Project e coordinatore per l'Italia dell'International Asteroid Day. Esiste anche un asteroide che porta il suo nome, ma lui ha assicurato che non è malintenzionato. Quali sono allora gli asteroidi che dobbiamo temere? Dunque, c'è una folta schiera, ormai abbiamo superato abbondantemente le 10.000 unità, anzi questo numero è stato spinto oltre ancora di più negli ultimi tempi, che di fatto nel loro percorso orbitale si infilano, si intrufolano nel sistema solare interno, mediamente gli asteroidi normali sono tra Marte e Giove. Questo fa sì che almeno una parte di essi possa incrociare l'orbita della Terra. Ora, finché passa l'uno e poi l'altro, nulla succede. Se entrambi dovessero attraversare insieme, la cosa sarebbe meno piacevole. Come intervenire allora in caso di possibile impatto?
L'idea sarebbe riuscire a deviare l'asteroide dalla sua rotta di collisione. Per questo è anche importante che le agenzie spaziali internazionali, penso alla nostra agenzia europea, naturalmente con il grande contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana, così come penso all'Agenzia Spaziale Americana, alla NASA, eccetera, ecco, possano mettere in campo delle risorse comuni, perché ovviamente mettere a punto una missione spaziale il cui obiettivo è deviare dal proprio percorso originario un asteroide non è proprio come chiedere a un'automobile di cambiare corsia. Quindi occorre giocare d'anticipo e ci tengo a sottolinearlo che scoprire un asteroide potenzialmente pericoloso è soltanto l'inizio della storia, perché se davvero quello minaccia un impatto è poi la possibilità di venirne fuori che fa la differenza. Quindi ecco, senz'altro uno studio coordinato internazionale. La minaccia che arriva dal cielo non è stata ancora identificata in maniera netta. Se infatti è semplice individuare i pesci grossi, sono gli asteroidi più piccoli a far temere per la loro pericolosità. A noi non possiamo dire di conoscere tutti gli asteroidi potenzialmente pericolosi, tant'è che tra le motivazioni di Asteroid Day c'è quello proprio di incrementare di un fattore 100 in un lasso di tempo concentrato la nostra capacità di scoperta. Cosa voglio dire? Che dal buio cosmico potrebbe spuntare ora, mentre parliamo, un asteroide magari non di grandi proporzioni, quelli li abbiamo presumibilmente tutti trovati, i pesci grossi li trovi prima, però ecco, mentre noi parliamo potrebbe profilarsi una minaccia a breve termine di un asteroide capace di una catastrofe locale. Ecco, quelli ancora, ahimè, abbiamo poche carte da giocare, ma se l'anticipo è grande si possono fare una serie di interventi. Da qui appunto sottolineo l'importanza di essere pronti a prescindere, non a fronte di una minaccia, ma come spunto proprio importante per la protezione della Terra. L'idea che circola tra il pubblico dei preoccupati per un possibile impatto è però ancora simile all'apocalisse prospettata da film o dalle innumerevoli bufale online. E allora serve far sapere a tutti come realmente e scientificamente possono andare davvero le cose. Un'ultima domanda: quanti danni fanno le bufale online? Come si combattono? È difficile combatterle perché oggi, purtroppo, i numeri spesso, per molti, per chi non lo fa a mio parere con professione, contano più della qualità. Quindi alle volte notizie in bilico tra il serio e il faceto hanno margini di successo e di diffusione più ampi. I famosi mi piace oggi sono per molti l'unico metro per valutare. Ci sono degli argomenti che sono duri a morire, penso ad esempio quando tutti alla fine di agosto ritorna puntualmente il fatto che Marte si vedrà grande come la Luna, una cosa che risale al 2003 quando lo si vedeva grande come la Luna ma ingrandendolo al telescopio di decine e decine di volte, quell'anno era un avvicinamento epocale di Marte, ora che non c'è più però è rimasta la dicitura fuorviante. Senza dubbio quindi di bufale ce ne sono e sono molte e l'unico antidoto è affidarsi a fonti attendibili, verificate, professionali. Molti argomenti poi possono essere fraintesi. Ma ci sono poi altri argomenti che sono lì per alle volte per essere fraintesi. Ecco, la superluna per esempio nell'ultimo scorcio dell'anno ne abbiamo viste tre. Per molti è un fenomeno di scarso interesse, noi non è che gli astrofisici, anzi la luna piena non l'amiamo molto per la sua luce, però ci vediamo comunicandola nel modo giusto, senza far preoccupare nessuno, senza annunciare chissà che grandezza della luna là fuori, ecco un'occasione preziosa per motivare tanti coperti bene visto il freddo ad alzare lo sguardo al cielo. Quindi bufale a parte ci sono argomenti di grande appeal che a mio parere vanno adoperati per trasferire l'emozione e la bellezza della scienza. E Masi è uno che lo studio del cosmo con il suo carico di fascino lo ha messo a disposizione di tutti. Ha infatti ideato il Virtual Telescope Project, un canale 2.0 per mostrare a chiunque in ogni parte del mondo le meraviglie sopra di noi. Questo progetto proprio quest'anno ha celebrato i suoi 10 anni, è iniziata tutto con un'esigenza, ovvero permettere al sottoscritto di poter usare i propri telescopi, che sono più o meno 100 km a sud di Roma, senza dover andare là, perché questo significava spesso non poterci andare e quindi non poter usarli e fare scienza. Questo mi ha portato a progettare un sistema ad accesso remoto, io oggi posso pilotare questi sistemi dal mio smartphone addirittura, ma subito dopo l'idea è stata anche quella, visto che il telescopio era in rete ormai, perché non fargli trasferire le immagini su un sito internet, in una pagina attorno a cui creare una sorta di comunità attraverso quella seguire degli eventi in tempo reale, transito di asteroidi, che è un po' il nostro tema principe, oppure eclissi o fenomeni rari. Il cielo, quindi, alla portata di tutti, ma sempre con una guida affidabile.